Bentrovati, oggi siamo con Stefania Picogna, una giovane laureata all'Università di Palermo, nello specifico laureata in Scienze dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Complesse. Perché siamo qui oggi con Stefania? Siamo qui perché lei ha portato avanti un lavoro di tesi molto interessante dal titolo La prevenzione della corruzione negli appalti pubblici. In pratica, per farla proprio breve, lei ha analizzato molto la legge 190 del 2012, conosciuta da tutti come legge Severino, che appunto, come insomma, come è noto, riguarda tutte quelle disposizioni che riguardano la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Stefania, innanzitutto grazie per essere qui, benvenuta. Grazie a te. Prima insomma di entrare più nel dettaglio, volevo capire io e fare capire a chi ci sta guardando come potremmo definire il fenomeno della corruzione negli appalti pubblici, una breve definizione, insomma. Sì, allora, il fenomeno della corruzione rappresenta uno dei pericoli che incide maggiormente sullo sviluppo sociale, politico ed economico del nostro paese. Questo perché va a minare quella che è la fiducia dei mercati e delle imprese. Questa fiducia ovviamente va ad inaridire quello che è il flusso di capitali, ma anche degli investimenti. E possiamo dire che ovviamente questo fenomeno è in grado di aumentare quelle che sono le disuguaglianze sociali e anche andare ad influire sull'attuazione delle politiche pubbliche. Solitamente diciamo la corruzione, ecco, questo va ad presentarsi soprattutto all'interno delle transazioni illecite che avvengono sia tra il settore pubblico ma anche quello privato. Non solo incide in generale sull'economia, ma anche influenza quella che è l'assunzione anche e l'attuazione delle politiche economiche. Ovviamente la definizione di fenomeno corruttivo è molto vasta, infatti non si riesce, ecco, a trovare una definizione vera e propria di questo fenomeno, però possiamo ritrovare la definizione di corruzione all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione, coincidente con il concetto di maladministration. La corruzione come una cattiva gestione, ecco, delle politiche amministrative, ecco. Stefania, tu nella tua tesi hai analizzato nello specifico la società Equenna Servizi di Enna, appunto. E, diciamo, caratteristica fondamentale di questa società, nata nel 2017 a seguito di delibera del Consiglio Comunale, è appunto, diciamo, la caratteristica fondamentale è che è una società in-house, che, correggimi se sbaglio, significa che è una società totalmente gestita dal comune, quindi dove il socio unico è il comune di Enna. La Equenna Servizi arriva dopo una gestione, insomma, che ha avuto luci e ombre, che è quella del lato Enna Euno. Ora, dall'analisi della tua tesi, cosa ci puoi raccontare in breve, nel senso, cioè, quali sono state le caratteristiche fondamentali della nascita di questa società e quali miglioramenti hanno apportato nella gestione di quello che è, insomma, un servizio fondamentale per la comunità di ogni città? Allora, possiamo dire che essendo che è una società in-house, questo va a vantaggio della società di Enna, perché essendo che è il comune che gestisce quella che è la società stessa, si evitano altre infiltrazioni di tipo mafioso in questo caso, quindi eventuali corruzioni, perché si è riscontrato anche che solitamente nelle società che vengono gestite da terzi, di cui magari altri comuni fanno uso, ecco, solitamente il fenomeno corruttivo è più insidiato. La società Equenna Servizi, diciamo, anche grazie all'esperienza del triennio che io ho svolto nella società stessa, mi ha permesso anche di analizzare quello che è il loro piano di prevenzione, ecco, che è un piano triennale che la società solitamente amministrativa si va a dotare. Posso dire che personalmente, per quello che io ho studiato all'università, questo è ben fornito perché va a prevenire tutti quelli che sono i fenomeni corruttivi. Ed effettivamente io credo che la costruzione di questa società, anche fatta in questo modo, essendo che è una società giovane, si sia sia dotata di tutte quelle che sono le misure, diciamo, che sono nate negli ultimi tempi, ma soprattutto, come hai detto tu stessa, facendo riferimento anche all'esperienza del passato, hanno messo, diciamo, le basi per creare un qualcosa di nuovo e che vada ad evitare eventuali, diciamo, ulteriori danni, e così sia per il comune, ma anche in generale per quella che è la società stessa. Ma si sono registrati, insomma, dei miglioramenti proprio nel servizio, cioè Sì, quella si sono, esatto.
La società solitamente si pone quelli che sono degli obiettivi, soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata, essendo che la società solitamente si pone degli obiettivi che deve raggiungere. Si è riscontrato che la società stessa è riuscita a migliorare quello che è il servizio di raccolta differenziata. Io penso che questo possa essere riscontrabile tra tutti i cittadini. Io stessa, essendo di Enna, ho visto questo miglioramento, questo cambiamento, perché molte volte anche in passato si era parlato di raccolta differenziata Enna stesso, ma effettivamente non c'è mai stato questo tipo di servizio, o comunque il servizio che c'era prima molte volte andava a riscontrare delle piccole, possiamo dire, discariche nella città stessa. Invece ad oggi questo fenomeno non è più riscontrabile. Quindi io credo che la società abbia portato sia dei miglioramenti proprio nella città stessa, e ovviamente è stato il sindaco anche che adesso, diciamo, è stato riconfermato, ecco, che ha portato ovviamente sia, diciamo, è stato lui stesso a volere, ecco, la creazione di questa società, e devo dire che effettivamente ha portato molti miglioramenti al comune stesso. Per quanto riguarda il piano di prevenzione della società, questo è stato tutto, diciamo, basato su quella che è appunto la legge 190 del 2012 per prevenire eventuali fenomeni corruttivi, e ad oggi, essendo anche una società giovane, non ha mai subito, ecco, questi eventuali infiltrazioni mafiose all'interno della società, ma anche altri tipi di problemi che possono nascere all'interno di una società amministrativa stessa. Quindi, insomma, innanzitutto complimenti per questo lavoro. Ora, Stefania, tu sei giovane, sei appena laureata, mi stavi dicendo che stai portando avanti un tirocinio in questo momento. Sì. Ma quali sono le tue aspirazioni per il futuro? Come ti vedi tra 10 anni? Chi sarai? Allora, è una domanda un po' troppo grande, ecco, per rispondere adesso. Diciamo che anche il periodo che stiamo vivendo in questo momento non aiuta progetti futuri, perché in questo momento, diciamo, anche un eventuale concorso pubblico o delle eventuali opzioni di lavoro sono tutte bloccate, perché in questo momento le aziende stanno diciamo subendo tutto quello che è la crisi dovuta anche alla situazione attuale del coronavirus, ecco. Possiamo dire che quello che è il mio obiettivo principale è quello di provare quanto più possibile ad entrare all'interno di un'amministrazione pubblica, perché questo era il mio obiettivo principale. Sicuramente quello che vorrò fare io è intanto finire questo tirocinio, ecco, che sto facendo qui a Boretto, che è un tirocinio di 6 mesi. Alla fine di questo ecco, deciderò come proseguire nella mia vita. Diciamo che da qui a 10 anni sicuramente mi pongo l'obiettivo di non smettere di studiare, perché questo, diciamo, è impossibile da fare nella vita, perché ovviamente le leggi e tutto quello che riguarda il settore amministrativo è sempre in continuo sviluppo. Poi, ecco, si vedrà. Noi ti auguriamo un grosso in bocca al lupo, sperando che comunque il destino ti riporti qui da noi. Sì, questo è l'obiettivo principale, ecco. Insomma, promettenti come te, quindi un bocca al lupo. Grazie. E grazie.